fragoline, nuovo video. Come leggete dal titolo, vi faccio vedere la morning routine però dei miei conigli. Cioè vuol dire che vi faccio vedere come pulisco la loro casa di legno, che sta ovviamente fuori, perché le case di legno per i conigli vanno messe fuori in giardino. E dato che io non ho un giardino ma ho un balcone, ovviamente l'ho messa nel balcone. I commenti offensivi o quelli cattivi che non devono scrivere sotto in questo video saranno eliminati e ovviamente bloccati, perché io non rispondo a commenti inutili. Detto questo, vi voglio far vedere quello che faccio tutte le mattine, due volte a settimana, nella gabbia di, cioè gabbia, io la chiamo gabbia ma in realtà è una casa per i conigli, per cui vi faccio vedere tutto quello che faccio nella loro casa dentro e come la pulisco e cosa gli do da mangiare praticamente tutti i giorni. Prima di iniziare questo video però vi ricordo di iscrivervi al canale, così almeno non vi perdete neanche un video, quelli che escono sul canale. Mi sto già impappinando. Se volete lasciatemi un like e se vi piace questa tipologia così ne farò altre. Seguirmi su Instagram se non l'avete ancora fatto e un commentino qua sotto se anche voi avete dei coniglietti o conigli oppure altri animali e se fate la stessa cosa come faccio io. Per cui adesso vi lascio il video. Detto questo, vi lascio il video, io vi saluto qui e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Allora, iniziamo a pulire la gabbia, quella più lunga, quella più grande, che ci vuole, diciamo, un po' di più. Come state vedendo sto pulendo, diciamo, per terra. Prima tiro via tutto quello che c'è tipo il fieno e tutto quello che ovviamente vedete. Scusate, ma inizio sempre a impappinarmi. E niente, lei diventa sempre un po' nervosa quando gli pulisco la gabbia. Però dato che non posso prendere i conigli e metterli giù in balcone perché li devo controllare, preferirei non tirarli fuori dalla gabbia. Comunque, inizio a pulire per bene e a tirare via tutti gli escrementi e anche il fieno che non mangiano. Dopo aver fatto questo, che è bello pulito, prendo la vaschetta dove lei fa la pipì, la cacca dentro, dove c'è praticamente la lettiera, in poche parole, e tiro via anche quella, pulisco anche quella, la svuoto. Dopo aver fatto questo, che ho pulito bene tutta la gabbia e ho svuotato anche la lettiera, ci metto dentro tipo dei giornali che si chiamano black e qualcosa, adesso non mi ricordo come si chiamano, comunque di questo sacco grande di 30 litri e ovviamente la riempio e metto, diciamo, questi dentro la lettiera, così almeno loro possono fare la pipì e la cacca. Con questo, diciamo che assorbe di più e non puzza, in poche parole. Comunque gliela metto dentro alla gabbia, così almeno è tutto bello pulito. Dopodiché prendo il fieno, io ho più di 25 kg di fieno e gli prendo un po' di fieno, tutti i giorni glielo do ovviamente, e glielo metto dentro nella gabbia anche questo. E è molto buono questo fieno. Solo che dato che 18 kg di fieno è tanto ed è troppo spazioso, diciamo che non so se mi conviene tanto prenderlo ogni tot di mesi. Comunque, dopodiché facciamo la gabbia di sotto, dove c'è ovviamente il maschio, quello più grande, che è Fiocco.
iniziamo a fare la stessa cosa su. Lui, da quello che vedo, non mangia così tanto il fieno, ne mangia pochissimo. Non lo so perché comunque ogni tanto lo mangio, ogni tanto no, dipende se lo vuole. E niente, faccio la stessa cosa come ho fatto su, pulisco la gabbia, gli svuoto la lettiera anche a lui. E lui ovviamente ha due piani, perché è molto più grande degli altri, per cui ha due piani, per cui riesce a muoversi di più, avere molto più spazio degli altri. Comunque niente, faccio la stessa cosa. Ovviamente dopo aver anche pulito la lettiera, svuotata, eccetera, anche a lui gliela metto, perché dato che ha la gabbia più grande, riesce a starci la lettiera e riesce, diciamo, a farla anche lui lì dentro. Comunque si chiama Black 2, più o meno, non so se riuscite a vedere la marca. Questa è molto comoda come lettiera, va bene per i conigli. E la metto anche a lui dentro la gabbia. E questo è la pulizia anche della sua. Ovviamente anche lui il fieno, io glielo metto lo stesso perché ogni tanto lo mangia. E questo è il risultato. Faccio anche sotto. Dato che ha due piani, faccio anche sotto. Ovviamente lui può, diciamo, andare su intanto che io gli pulisco il sotto della gabbia. Se vedete chiusa sotto è perché durante il freddo gli ho messo i legni intorno a metà gabbia, perché l'altra metà gliel'ho lasciata libera. Però dato che fa in inverno fa anche un po' freddino, diciamo che con i legni riescono a stare al caldo, per cui se notate l'ho chiusa la metà della gabbia, invece l'altra metà gliel'ho lasciata libera. E faccio anche con lui la stessa cosa che ho fatto sia sopra. Pulisco, diciamo, tutto intorno. Ogni tanto lui va su, va giù, dipende. Comunque, questo qua sotto è molto più difficile pulirla che pulire quello sopra, perché è molto sotto e allora è molto più complicata pulirla sotto che sopra. Però anche questo qua, ogni tanto, quando c'è bisogno, dato che lui lo fa di più sopra che sotto, pulisco. Qui era il cambio di stagione del pelo, allora giustamente c'era tantissimo pelo, e anche questo è fatto, il sotto. Facciamo la stessa cosa con l'altra gabbia dei conigli, quelli più piccoli. Ovviamente loro sono ancora più piccolini e hanno meno spazio, però loro sono più avvantaggiati perché li prendo, li lascio uscire, li porto anche in casa, li lascio più liberi. Per cui, dato che devo cambiare anche la gabbia perché me l'hanno mangiata tutta, questa gabbia qua, che è molto più piccola dell'altra, poi piano piano la cambierò e la farò un po' più grande, che farò praticamente la stessa gabbia dell'altra di tre piani. Per il momento io ho preso questa qua perché ovviamente questi sono molto più piccoli degli altri due. E dopo aver pulito anche la sua gabbia, gli ho messo il fieno e la ciotolina per il pallet, ma dato che oggi gli darò il fieno e diciamo l'insalata, giustamente non gli ho messo niente. Stessa cosa con la gabbia, quella di sotto, che anche lei è un po' complicata perché non sta mai ferma ed è difficile farlo uscire dalla gabbia. Comunque, dopo aver pulito anche la quarta gabbia, gli metto il fieno anche a lei. Così almeno sono tutte e quattro belli puliti. La ciotola ovviamente è sempre vuota, poi dopo gli metterò anche il palette. Direi che questo fieno a loro tre gli piace, invece a Fiocco non tanto.
Dopo aver fatto questo, che ho pulito tutte le gabbie e gli ho messo la lettiera, tranne a loro due perché hanno poco spazio e allora giustamente non hanno lettiera, gli metto l'insalata con la carota. Gli metto un bel po' di insalata, cioè ovviamente se gli metto l'insalata con la carota e il fieno non gli vado a mettere il pallet, gli metto solo queste due cose qua. Se invece non gli metto la carota e l'insalata, giustamente gli metto il fieno e il pallet, in poche parole. Comunque, oggi gli do l'insalata con la carota che a loro piace ed è molto buona, specialmente abbondo di più con l'insalata e ogni tanto gli do massimo 1 o 2 carote, dipende se la carota è piccola o grande. E lo faccio con tutte e quattro. Infatti, come vedete, vanno pazzi per questa insalata qui. E la metto sia alla femmina, questa qua sopra, che è quella più piccola, la femminuccia più piccola. E poi faccio anche il maschietto. Praticamente lo faccio a tutte e quattro. Io lo do tutte e quattro l'insalata e dire che è buona. Infatti è arrivato anche Fiocco, che appena ha sentito l'odorino dell'insalata è venuto su subito. Adesso glielo do anche all'altro maschietto, quello più piccolo, che ormai fanno 3 anni questi qui che sono più piccolini. E basta, gli do, diciamo, queste qua. Ovviamente alterno i giorni, come vi ho detto prima. Dopo aver fatto questo, vi faccio vedere gli snack che ogni tanto gli do, ogni tanto prendo, che sono praticamente questi, in un contenitore per i conigli. Gli do queste qua, che sono le banane, che Fiocco adora, e le carote tipo snack. Ci sono anche le palle di fieno che suonano dentro, che è un tipo un giochino, e poi c'è il pallet. Questi qua invece sono gli snack a forma di pallina, che ogni tanto gliele compro, faccio provare un po' di tutto e direi che gli piacciono, per cui faccio di tutto. Oh, vabbè, adesso gliele sto dando per farvi vedere che mangiano pure quelli, però ogni tanto glieli do, non sempre. Calcolate che gli snack li mangiano una volta a settimana, massimo, almeno che non faccio 2 volte a settimana, top. Per farvi capire, ma non sempre. E quello che più preferisce Fiocco è la banana, quella a forma di snack. Fiocco gli piace di più quello che gli snack tipo pallina, eccetera. Però vabbè, volevo lo stesso darglielo un po'. Infatti, dopo ha rifiutato e ha preso la banana invece di prendere gli snack, ma tanto poi dopo la mangia più tardi. E la stessa cosa vale anche per la femmina, in poche parole. Mangia ogni tanto anche lei gli snack che gli piacciono. E niente, dopo aver dato, diciamo, aver pulito la gabbia, aver dato da mangiare, aver dato anche un po' di snack ogni tanto, non posso, ovviamente, non ci si deve dimenticare mai di dargli l'acqua, giustamente. Per cui adesso gli do anche l'acqua. Intanto vi faccio vedere un po' di panorama su come è venuta la gabbia pulita. Calcolate che dopo tanti anni è normale che la gabbia di legno diventa molto più sporca, per cui nei lati si sporca di più il legno, come vedete, per cui con quello non ci posso fare niente. Però la gabbia è bella pulita e hanno il suo spazio. E vi faccio vedere come è fatta.
Detto questo, vi faccio vedere di più, che gli do anche l'acqua tutti i giorni. Calcolate che io la riempio in una bottiglia quando fa caldo, gliela riempio dentro una bottiglia, gliela metto dentro e gli do l'acqua. Ovviamente in tutte e quattro. È semplice da usare, facile e sinceramente molto comodo. Questa è la morning routine dei miei conigli, spero che vi sia piaciuta. Io vi saluto qua, noi ci vediamo al prossimo video. E niente, questo è tutto. Detto questo, lasciatemi un commentino qua sotto e un like. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao, grazie per aver guardato il video. Ciao ciao.